A proposito di invece unione di intenti di cui parlava prima, volevo chiedere a Loredana De Petris, presidente gruppo misto al Senato e membro della Commissione Attività Costituzionali. Con la senatrice Boldrini avete concordato la proposta di scorporare la parte economica dal DDL. Allora, volevo capire se ci può spiegare in cosa consiste, diciamo, questo scorporo e se può essere una strategia per raggiungere l'ambito traguardo, almeno del riconoscimento. Intanto vi ringrazio perché anche oggi è stata un'occasione per me anche di approfondire, insomma, molti temi, anche perché gli interventi dei vari professori sono stati, anche della biologa, molto, molto interessanti. Ma il punto fondamentale, come ha detto prima Paola Budrini, che è la questione su cui lei si sta battendo da tantissimo tempo, è arrivare al riconoscimento. Ora, ogni volta, diciamo, anche in commissione vi era stato in qualche modo un blocco per quanto riguardava la parte della copertura economica, perché contemporaneamente è insediata la commissione, si è riunita anche la commissione LEA, cioè quella, diciamo, che deve, però, diciamo, ancora quel lavoro non è stato compiuto. Quindi, dal punto di vista anche della definizione economica, vi è, diciamo, sempre questo rimbalzo un po' di responsabilità, insomma, tra il MEF e l'altro. Quindi l'idea di riuscire ad arrivare comunque al riconoscimento, Paola ha riformulato anche, diciamo, un testo che in questo momento è all'attenzione del MEF, cioè del Ministero di Economia e Finanze, su cui dobbiamo concentrare di nuovo gli sforzi per farci dare, diciamo, una risposta. Se a quel punto, insomma, dovesse andare bene, diciamo, e vi è in nulla osta, si può tranquillamente a questo punto anche sbloccare la situazione della proposta di legge attraverso, appunto, questa riformulazione, in qualche modo, del testo. Perché dico questo? Perché la cosa fondamentale oggi, in questo momento, è quella di sbloccare per poter arrivare al riconoscimento. Questo. Come abbiamo visto dal filmato, il documento e tutto il resto, Paola poi mi potrà venire incontro. Il punto è quello, è arrivare al riconoscimento. E poi, perché se noi riconosciamo, allora è semplice a quel punto anche più il percorso di Lea, e a quel punto anche, diciamo, nel riconoscimento è molto più facile fare quello che è necessario fare, appunto, i centri di riferimento regionale, e soprattutto è un fatto fondamentale per le pazienti e per i pazienti, cioè finalmente vedersi riconosciuta la malattia è, come dire, dopo tutti questi anni, quando uno è, appunto, abbiamo visto, sbattuto da una parte all'altra, inseguire i siti, inseguire gli stregoni, oggi, diciamo, e questo è fondamentale poi per orientare anche il medico di base, perché oggi, se uno va, magari uno è fortunato e c'è il medico di base che, diciamo, in qualche modo, il medico di famiglia che in qualche modo è sensibile, che si è documentato, che ha fatto, ma non è così la situazione. L'80% dei casi, purtroppo, dobbiamo dire, non è questa la situazione. E quindi, e siccome sono anche molto burocrati, vero Paola? Diciamo, sono quasi una sorta di impiegati, cioè se non vi è il riconoscimento ufficiale, non Non vi lo è, riconosco. non è fatto la presa in carico. Questo è il punto. Noi oggi, e qui intreccio anche le questioni che tra l'altro sono venute in modo, diciamo, eclatante, state scoperchiate dal Covid, noi abbiamo un problema enorme dal punto di vista della medicina territoriale, dei medici di base, e lì bisogna fare degli interventi fondamentali che ovviamente riguardano tutti, ma a maggior ragione riguardano poi addirittura, come in questo caso, una malattia che non è riconosciuta. Quindi il riconoscimento è il punto, come dice, centrale, è il cuore poi del disegno di legge di Paola, ed è il cuore, diciamo, dell'iniziativa che fate voi, che facciamo noi, perché quello è, ed è, torno a ripetere, quello sarebbe già di per sé un grande beneficio per tutti quanti i malati e le malate, perché ovviamente significa, diciamo, a quel punto, come dire, intanto avere un riconoscimento, non come molti fanno che dicono che non esiste, insomma, cioè, e quindi c'è una questione,
una questione centrale. Ed è evidente che poi a quel punto, diciamo, anche la commissione LEA deve determinare, diciamo, i livelli delle prestazioni e soprattutto possono partire due cose fondamentali che sono appunto i centri di riferimento regionale. Però se vi è riconoscimento anche a livello regionale, l'associazione si è molto mossa, molte regioni si sono mosse, hanno cominciato a lavorare su questo, quindi molte regioni sono anche pronte. Se c'è il riconoscimento diciamo ufficiale della malattia, il lavoro che è stato fatto anche in questi anni anche presso le regioni è diciamo diventa assolutamente utile, perché si è pronti anche per poter partire. Oltre che ovviamente ci sono, per carità, insomma, si toglie dall'illegalità, questo è l'altro punto fondamentale. Perché oggi già per le malattie riconosciute, come voi sapete, purtroppo anche i social sono belli per una cosa, ma sono molto pericolosi per altro, perché girano, diciamo, informazioni. Pensiamo a quello che è accaduto e che continua spesso a accadere anche sul cancro, anche su altre malattie. Pensate voi, diciamo, in una situazione come questa. Quindi comunque il riconoscimento è l'obiettivo che noi dobbiamo assolutamente ottenere. Su questo bisognerà di nuovo concentrare, tra l'altro dopo c'è Stefano Fassina che sta anche in commissione bilancio alla Camera, noi dobbiamo concentrare l'azione, diciamo, proprio in particolare sul MEF, che è sempre un po' la bestia nera di tutti i nostri provvedimenti, no Paola, ogni volta, però quello è il punto essenziale per far capire che è oggi, diciamo, una questione assolutamente, assolutamente cruciale. Poi è evidente che la risposta, si chiedeva prima il medico giusto, ecco, ma il riconoscimento fa sì che il medico di base è obbligato in qualche modo a poter, diciamo, fare la presa in carico. Poi c'è un problema della formazione, perché Paola gentilmente diceva dobbiamo rafforzare, dobbiamo anche fargli ricomprendere ai medici di base che non sono solo dei privati convenzionati, forse bisognerà fare qualcosa di più attraverso un inserimento vero, diciamo, all'interno del servizio sanitario nazionale e anche la formazione, perché per la fibromialgia è cruciale non solo i centri di referenza, ma poter, diciamo, formare anche i medici. E il medico di base credo abbia bisogno assolutamente, diciamo, di essere adeguatamente formato e preparato, diciamo, per affrontare, anche perché i numeri, tra l'altro, sono dei numeri enormi, quindi insomma è difficile che un medico di base non abbia un numero, diciamo, anche consistente di persone che hanno diciamo questa patologia. Scusi, a proposito di numeri, sì. Voglio dirle questo, nel senso, se può darci delle delucidazioni circa proprio il registro dei fibromialgici in Italia, cioè in sostanza non sappiamo quanti malati ci sono di fibromialgia e quindi non sappiamo neanche la ricaduta economica che questo può portare. È un circolo vizioso, cioè nel senso che se noi non otteniamo, diciamo, anche il riconoscimento ufficiale, che in parte è dovuto a moltissime questioni, insomma, è come sempre un intreccio anche di interessi che nella sanità purtroppo si manifestano spesso, o anche, diciamo, legato al fatto che non vi è, diciamo, un test diagnostico, no? Quindi si sta lavorando su questo, ma è evidente che tutto nasce da quello. Per poter avere anche un registro attendibile, poi noi dobbiamo, diciamo, avere anche questo riconoscimento e avere appunto la possibilità dei centri di riferimento e anche, torno a ripetere, insomma, di poter, diciamo, avere il medico di base da cui poi parte tutta quanta, diciamo, la trafila, le indicazioni. E poi, come ci è stato ben spiegato, è una patologia, una malattia che ha tante sfaccettature, quindi non vi può essere un solo specialista, ha bisogno per forza, per la caratteristica che ha, diciamo, di avere dei centri di referenza dove possano lavorare insieme una serie di specialisti, oltre che dal nutrizionista al
ovviamente al neurologo in alcuni casi, insomma, abbiamo sentito che c'è la necessità, diciamo, di un approccio complessivo, diciamo, al corpo e alla mente, diciamo, della persona. Nel nostro sistema sanitario i medici internisti, i clinici scarseggiano purtroppo, ahimè, però in realtà quello dovrebbe essere il tipo di approccio. E per far questo però è assolutamente indispensabile che possano esserci dei centri di riferimento regionali, perché intorno a quello poi si possono organizzare, diciamo, anche i vari specialisti. Ma l'anello di base è appunto il medico di famiglia, ma per attivare il medico di famiglia, e ritorniamo lì, serve assolutamente in modo è assolutamente indispensabile, non ci sono altre vie se non quella appunto del riconoscimento ufficiale della malattia. Quindi anch'io sono speranzosa, perché stiamo concentrando i nostri sforzi e soprattutto dovremo, diciamo, adesso dobbiamo fare qualche agguato, no, Paola, anche al Ministero del MEF, per poter, diciamo, finalmente avere una risposta e lo sblocco della situazione, anche perché credo che, tra l'altro, insomma, potremmo rapidamente anche poter andare in aula, perché si può facilmente, diciamo, su questo proposta anche avere un'adesione abbastanza trasversale. Ecco, grazie mille, senatrice. Poi, infatti, di agguati sul MES parleremo meglio dopo con l'onorevole Fassina.